Sanremo 2016, siamo qui con Pasquale Russo di Zilin. Pasquale, cosa avete portato quest'anno? Abbiamo provato a portare un nuovo mezzo, spero di esserci riuscito, si chiama Shock Cab, è una macchina completamente nuova, nasce dall'esperienza chiaramente maturata in tanti anni con i Savage che vendiamo in giro per il mondo, ma certamente dalla passione per il vero bush flying, quindi per essere molto sintetici racchiude tutte quelle, diciamo, trovate tecniche che vengono sperimentate in Alaska per le competizioni famose ormai, perché basta andare su YouTube per vederle, di decolli e atterraggi corti, e chiaramente ci sono tanti piccoli trucchi che magari non si vedono e vengono inseriti per la prima volta in un prodotto commerciale, perché questo è il primo, chiamiamolo ultraleggero, LSA soprattutto, che riunisce tutte queste soluzioni che potremmo spiegare magari nel tempo anche nel nostro sito eccetera, ma che permettono sostanzialmente di decollare ed atterrare in spazi che possiamo definire ridicoli, perché dire corti è riduttivo. Alcune soluzioni? Certamente la nuova ala. L'ala è completamente nuova, oltre a essere molto rinforzata, è un'ala con un profilo adatto che adotta come optional anche degli slat in carbonio provenienti dall'Alaska per questo tipo di volo. Sono pivotanti, quindi sono molto sicuri, lavorano solo con il flusso dell'aria, pivotano a seconda dell'angolo di incidenza dell'ala e si adattano e fanno il loro, tra virgolette, sporco lavoro. E poi il sistema di flap, che è aumentato del 70% rispetto a prima, è double slotted, che vengono considerati in Alaska i flap numero uno per questo tipo di attività, e presentano all'interno dei vortex generator di nostra costruzione che servono a rendere la macchina assolutamente più performante alle minime, per cui tutti i filetti fluidi rimangono attaccati al flap facendolo lavorare proprio al meglio possibile. Quindi in termini di prestazioni cos'è cambiato? Chiaramente è una macchina che ha bisogno di qualche cavallo in più, perché diventa tra virgolette più sporca da un punto di vista aerodinamico. Poi lo vedete, abbiamo inserito anche un nuovo carrello che chiaramente permette grande capacità di assorbimento degli urti, però non si può pretendere che sia una macchina strafilante. Diciamo che avremo bisogno di un 15 cavalli in più per fare quello che facciamo normalmente con un Savage normale, parliamo di crociera. Quando invece parliamo di minima, stiamo parlando di una macchina che stalla con un pilota a bordo sotto i 40 km all'ora, velocità reale, parliamo di 36-37 km all'ora. Quando invece si va nell'inviluppo di volo un po' tecnico, quello, diciamo, noi lo chiamiamo da competizione, e quindi si aumenta l'angolo di incidenza dell'ala grazie al motore e agli slat, bene, si vola a 45 gradi senza stallare, e a quel punto lo stallo avviene a una velocità reale di 22-23 km all'ora. Tutto questo con un aereo normale, inclusi i nostri Savage, non si tradurrebbe in un atterraggio estremamente pesante, ma con l'utilizzo di questi ammortizzatori sui tre punti, quindi posteriore e anteriore, riusciamo ad ammortizzare veramente urti importanti. Tra le tante caratteristiche, ovviamente abbiamo gli ammortizzatori anteriori con 30 cm di escursione. Qui sotto però non si può forse apprezzare nel video, ma esiste una trasparenza, un Lexan trasparente che permette di fare, diciamo, manutenzione, controllare eccetera. Esiste un ammortizzatore che tende ad assorbire tutti gli urti tipici del contatto col suolo, della coda, soprattutto perché il tipo di atterraggio tattico, come lo chiamiamo noi, avviene prima con il ruotino. Per darvi un piccolo esempio della capacità, questo è il tipo di lavoro che viene esercitato in questa sezione dell'ammortizzatore. E quindi il velivolo è già in commercio? Il velivolo è già in commercio, questo stesso velivolo è già stato venduto ancora prima di essere finito, quindi lo vedrete in Italia molto presto in consegna. Abbiamo già un pacchetto ordini, bisogna essere sinceri, è vero, però Canada, Stati Uniti, Israele e altre nazioni. Il prezzo parte da 73.900 euro, parliamo di pronto al volo e senza tasse, senza IVA. Cosa include? Include tutto tranne le bushwheel, che sono sempre un'opzione per i nostri velivoli, gli slat in carbonio, perché qualcuno potrebbe preferire la versione più pulita, e l'EFIS presente a bordo, quindi la strumentazione un po' più tecnica che vedete su questa macchina.
Bene, quindi le caratteristiche tecniche dove le possiamo trovare? Avete il sito? Nel nostro sito trovate al momento solo le fotografie, perché non abbiamo avuto il tempo, e una descrizione della filosofia progettuale. Le caratteristiche invece specifiche le vedrete insieme a un video molto carino in arrivo presto sul sito dopo la fiera.